Amici, il progetto di oggi sarà un progetto particolarissimo, è grande richiesta di nessuno, è stata un'idea mia. Andiamo a costruire una casa penzolante, una casa volante, una casa appendiata, chiamatela come volete, ma comunque, una casa con le basi nel cielo. Quindi sarà una casa volante, sarà chiamatela come volete. Avete presente quella di Up? Sto parlando un po' troppo, signori, iniziamo il video, ho stra voglia di farvela vedere. Caldino oggi, eh? Amici, come avete visto dai materiali che ho qui, il progetto di oggi sarà uno dei più esosi, ma dei più esosi della storia. Ora non so che episodio far uscire prima, però ho costruito il pollo e il creeper strafighi. Per costruire questa casa penzolante con questa P molto prepotente, dovremmo trovare un bello spot. Quindi mi faccio. Ma ce l'ho del cibo? Sì, ok. Mi faccio un girettino qua di zona per trovarmi appunto uno spot sulla collina e iniziare a costruirmi la casa, che è un po' particolare. Quindi, in caso il primo pezzo ve lo salto, poi vi faccio vedere. Vabbè, ma signori, fidatevi di me. Però devo trovare il posto. Allora, amici, ho deciso di farlo qui, dove c'è in parte la montagna, quella dell'elefante, così è stata denominata, così almeno espandiamo anche un po' il villaggio verso di qua. Allora, vi ho saltato chiaramente il pezzo nel quale allungo il muro. E quindi ora appunto siamo qui, che dobbiamo mettere ben 5, 2, 3, 4, oh perfetto, 5 di questa mola, che appunto farà da catena. E quindi, perfetto, questo sarà quello che sorreggerà la nostra casa. E già me la sto immaginando. Quanto è bella, quanto è bella, quanto è bella. Perfetto. Tra l'altro, io non sapevo che potevi fare ripare e disincanta. What? Ma va, non lo sapevo. Figo. Devo togliere tutto sto schifo. Anzi, fatemi prendere la pala. Perfetto. E poi devo andare a mettere la base. Quindi, ste parti, diciamo che sono un po' più di costruzione manuale, ve le taglio perché devo fare... Anzi, dovevo prendere il bucket. Devo fare appunto tutto il passaggio sotto, quindi devo mettere la terra lì, bla bla bla. Però devo tornare di lì, non aveva senso rompere. Dannazione, sono un idiota. Quindi rompo sotto, faccio la base, poi vi faccio vedere come esce, ma fidatevi che uscirà una figata. E in caso poi, se non capite come riprodurla nel vostro mondo, fatemelo sapere. Io sono un idiota perché dovevo tornare di lì. Quindi ci vediamo dopo. È passato un botto di tempo. Qui ricolloco tutto. No dai, no, davvero non riesco a ricollocare. Ok, perfetto. E guardate cosa ho creato. Una struttura strarischiosa con le trapdoor. Rischiosissima, perché in caso dovesse aprire, vabbè, ora non ve lo faccio vedere, ma se dovesse aprire sarebbe la fine. E qui questa cosa qui. Ora dobbiamo andare a mettere ai lati l'andesite che avevo preso. Ok, questa, perfetto. Ho scelto l'andesite perché boh, fa contrasto e mi piace. E appunto l'andiamo a mettere qua al lato. Ora piccozzo alla mano per fiezzo. Per fietto dovrei rompere lì e metterne altri due qui. Ho sbagliato. Sono stato stupido. Ok, quindi faccio una cosa così per due. Quindi risalgo anche di qua. Perfetto. E addio blocco di andesite. Ok. E ora appunto col vetro saliamo 1, 2, 3. Quindi hanno tutti la stessa altezza. E adesso, esatto, prendo questi e in teoria dovrebbero starci. Dai, non farmi scendere. Vabbè, mi sto spezzando le gambe piano piano. Tramite del parkour incredibile fuori di testa andiamo a mettere questi cosi. Perfetto, questi mini vetri che ora vedrete a lavoro finito. Tec tec tec, non voglio fare il taglietto così almeno non perdo tempo. Tadan, esce una roba. Stavo cadendo malissimo, stavo cadendo malissimo. Tra l'altro mi serve anche del cibo, dammi tutto il cibo che c'ho. E dice... No. E dicevo, esce una cosa del genere. Interessante, molto interessante. Perfetto, a parte il fatto che sono caduto, ve l'ho fatto anche di là. E ora lasciamo perdere lo scheletro che ci spara. Risalgo e continuiamo la costruzione. Vi sto facendo un botto di tagli perché ovviamente c'è le parti dove costruisco proprio... Proprio costruisco, costruisco, tipo vedete lì con tutta la terra esplosa, anche un creeper, vabbè lascia perdere. Ve le taglio. E quindi vi faccio vedere in caso il pezzo finale che devo ammettere essere una ficcata totale. Quindi, buon GG per ora. Di qua invece, comunque, figata totale, volevo aggiungere, no... Spacchiamo mano... Oh, ma ogni volta che costruisco parlando sbaglio. Quindi 1, 2, 3, 4, 5... Sì, così va bene, perché poi lì volevo aggiungerci le scalette. E 4 e 5. E appunto, come stavo dicendo letteralmente un secondo fa, di qua volevo aggiungerci delle scalette. Ora vediamo com'è meglio aggiungere... No. Dicevo, vediamo come magari è meglio metterle. Sì, così ci può stare, però il difficile sarà metterle di qua, molto rischioso. Quindi a me la terra. Cioè, vedete, alla fine tutta la costruzione che sto facendo e appunto i pezzi che... spavento! I pezzi che vi taglio sono...
questo tipo di costruzione, ovvero metto la terra, tolgo la terra, metti la terra, togli la terra. Magazzino casa devastante appeso nel vuoto fuori di testa. Allora, a parte il fatto che qui ci sta un botto bene il vetro, però meglio sulle scale. Qua l'ho messo giusto sulle scale o sui barili? Sì, sulle scale. E sopra, appunto, volevo mettere sia altre scale che altri barili. Quindi mi sa che me le vado a craftare e stavo cadendo e niente, quindi crafto altri balili e altre cose. Poi ci vediamo subito qui spellando che non si faccia notte. E ci metterò un secondo per voi. 3 hours later. Perfetto, quindi qua in realtà dov'è la mia terra? Dove sta la terra? No, davvero, dov'è la terra? Qua sopra ci volevo mettere appunto altre. No, ho sbagliato. Altre scale. E sopra quelle scale ci volevo mettere altri barili. Da fare una sorta di doppio strato. Quindi a me i barili. E fare una cosa del genere. Vediamo se esce come voglio. Sì, è uscito come voglio. Ora niente, non mi resta che metterli tutti. In qualche modo, ma ce la faccio, così, perfetto. E no, dai, l'ultimo, davvero ho sbagliato l'ultimo. Dai, oh, gioco, non facciamo errore. La cosa un po' gnè è che non ho ancora pensato a un modo per entrare. Magari una scala. Non si può più uscire da questa casa, ok? A meno che, esatto, non faccia così, ma non credo proprio. Oh, magari possiamo mettere una pedana d'acqua qua sotto. Ah, quasi quasi. Stavo pensando che sarebbe figo fare tipo delle scale, esatto, da mettere così. Quindi mi sa proprio che lo sto per fare. E lo devo mirrorare dall'altra parte. Ok, cioè vedete che tech, che tattica. No, ho messo male. Oh, l'ho messo male. Ah, ora vi spiego la cosa che meno vi aspettavate nella storia. Cioè proprio voi direte, no, è impossibile che lo stia per fare. Io vi dirò, lo sto davvero per fare. Allora qui spacco. No, dai, no, dai, manca un blocco. Colleghiamo il tutto qui e voi direte: cosa stai per fare? Un tetto con la terra? Cioè, una casa talmente bella e geniale. Perché so che ovviamente starete pensando che è bella e geniale, non potete pensare altro, credo. Una casa talmente bella e geniale che me la vai a sporcare con la terra? E io lì vi rispondo: guardate la mia idea. Mettiamo qua tutto arabile. Cioè, quindi, oltre a essere una casa strabella, è anche uno spot per il cibo. Yeah! Non ci credo, sta nevicando! Ma cosa mi stai dicendo? Sta nevicando! Ah! Dato che qua è molto spoglio ai lati, facciamo una roba del genere e ci mettiamo le lanterne. 1, 2, 3. Quindi 1, 2, 3, perfetto. Proprio al centro ci metto le lanterne. Tra l'altro, in questo paesaggio fighissimo, cioè, credo sia una figata totale. Cioè, totale! Stupendo, credo che sia uno degli episodi più suggestivi della storia. Ora mettiamo via la lanterna, riprendiamo questo e andiamo appunto a mettere le cose all'interno della casa. Allora, ho provato anche con l'impalcatura, ma sinceramente non riesco a salire, quindi male male. Per ora lo lascio così. Poi non so, sinceramente vedrò. Oppure ho fatto la rima mega rapper totale. Qui sopra, ovviamente, per non lasciare la terra perché fa schifo vederla a totalmente tutti. E siamo tutti d'accordo. Ci andiamo a mettere le trapdoor. Che mi sa che. Oddio, non ne ho abbastanza. Basta, io mi sono stufato di fare avanti e indietro, Allora, facciamo così. Iniziamo a mettere un po' le varie cose. Tra l'altro, dovrei fare anche la fornace. Perfetto. E niente. Iniziamo appunto a decorare un pochino quel poco che c'è. Mettiamo pure la lanternita qua in parte. E niente, qua è totalmente a caso per come uno gli va può decorare. Tipo qua ci possiamo mettere questi. Vediamo che altre. Il campfire lo volevo mettere sopra. C'ho i vasetti ma non c'ho i fiori. Stupido Master. Dai, ne mettiamo uno anche lì e qua, boh, manca qualcosa. Ah, la doppia cesta in realtà. Vabbè, c'ho spazio per una cesta, quindi mettiamo una cesta. Vediamo se me la fa mettere. Sì, perfetto. Ok. Dai, carino, carino, molto carino. L'unica cosa schifosa è che devo fare altre cose. Quindi le vado a mettere. Vabbè, vi taglierò il pezzo, devo solo mettere questo. Mettiamo su il campfire. E in teoria potremmo dire che è concluso l'episodio. Anche se non saprei bene come entrare in realtà. Ma vabbè, me lo scrivete voi nei commenti in caso. Quindi ho messo tutto. L'unica cosa che mi mancava era il campfire, il falò, chiamatelo come volete. Fatto sta che io ci ho messo 1 ora e 75 milioni di minuti per fare sta cosa. Fighissima, perché è fighissima. Oddio, mi sa che lì è storto. No, non ci credo. Il vostro ruolo sarà quello di scrivermi in the comments come appunto fare un'entrata e come uccidere un creeper dannato creeper. Come fare un'entrata decente. Ovviamente penso dall'alto l'entrata. Cioè, però guardate che figo.
Bellissimo, poi con questa neve, con questa pioggerellina, stupendo, bravo Master, mi do l'auto 5, mi do pure una sistemata perché tanta roba. Ci mancava la casa nel vuoto, bellissima, quanto... Oh, ok, perfetto, è arrivata pure il giorno, stupenda. Se volete riprodurla, fate pure. Ora, non era molto tutorialosa come cosa, era giusto per farvela vedere per farla. Io ho fatto sempre avanti e indietro. Ma la cosa che mi è venuta in mente tipo verso la fine è perché non potevo mettere la crafting table lì e craftare lì le cose? Punto di domanda. Ma dato che sono un imbecille totale, continuavo a fare avanti e indietro. Vabbè che mi servivano anche dei materiali che lì non avevo. Quindi mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni episodio. Per voi sarà durato 10 minuti, magari anche di meno. Per me è durato quasi 2 ore. Cioè, mi fa male il cuore. Ma basta, per oggi non registro più niente. Facciamo chiudere l'applicazione per sempre. Ok. Quindi signori, spero che vi sia piaciuto il video, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video e sperando che sia meno faticoso da fare. Ciao!